Il Francavilla dà continuità al successo in Coppa Italia contro la Vastese, batte 2-0 al Tubaldi, una recanatese inesistente, e si mette alle spalle le due sconfitte consecutive arrivate in campionato contro Campobasso e Castelfidardo. Iervese conferma il 3-5-2 visto in Coppa, facendo di necessità virtù a fronte della lunga lista di infortunati a cui, tra l'altro, si aggiunge anche di Pentima a gara in corso. I giallorossi hanno il merito, in una prima frazione complessivamente soporifera, di essere concreti. Ci pensa Mancini, dopo due minuti, a portare avanti la squadra di Iervese, approfittando di una corta respinta di Maraglino dopo un tiro di Zerbo per piazzare il pallone alle spalle del portiere di casa. Passa qualche minuto ed è Romeo, dagli sviluppi di un angolo, a saltare più in alto di tutti per siglare il raddoppio del Francavilla. La recanatese sembra incapace di reagire e al dodicesimo rischia di subire il tris, ma questa volta Romeo non inquadra lo specchio della porta. Per i leopardiani di casa è una prima frazione di grande difficoltà. L'unica occasione degna di nota, se così si può chiamare, è un tiro dalla distanza di De Luca, che finisce molto lontano dallo specchio della porta difesa da Spacca. La ripresa sembra inizialmente più vivace. La recanatese trova una buona fluidità di manovra, soprattutto allargando sulle fasce. Al settimo Colonna prova, dagli sviluppi di un angolo, ad indirizzare il pallone verso la porta del Francavilla, ma senza fortuna. Prima di lasciare il campo al rientrante Galli, è Zerba a provarci su una ripartenza. L'attaccante giallorosso vede Maraglino fuori dai pali e prova a beffarlo con un pallonetto calibrato però male. La buona veda dei padroni di casa si spegne presto, lasciando alla squadra di Iervese un agevole controllo del match. Anzi, è proprio il Francavilla, sul finale di gara, ad andare più volte vicino al tris. Poco dopo la mezz'ora è l'estremo di casa a dire no a San Severino. Due minuti più tardi è ancora Maraglino protagonista, alzando in angolo un tentativo di fiore di testa. Dai successivi sviluppi il solito Romeo non inquadra la porta. La recanatese scompare definitivamente e prima di poter gioire il Francavilla ha ancora un paio di occasioni per segnare. È Silvestri il protagonista, ma prima indirizza alto dai 20 metri e poi in ripartenza si fa ipnotizzare da Maraglino, che gli nega una rete che sembrava facile e che ferma poi anche il successivo tentativo di dipinto. Dopo qualche scambio di vedute tra le due squadre a gara finita, il Francavilla può esultare per i 3 punti ritrovati e dovrà adesso provare a sfatare domenica prossima contro l'Aquila la maledizione in campionato del Valle Anzuca. Mister, non è facile fare punti in trasferta, anche se il Francavilla finora ha dimostrato tutt'altro, ma non è facile neanche vincere quando la lista di infortunati è così lunga. Sì, oggi veramente devo dire che la squadra ha fatto una grandissima prestazione. A parte gli infortunati, che in questo momento veramente sono tantissimi, c'era anche il discorso che mercoledì avevamo fatto una partita di Coppa Italia con una squadra forte, quindi avevamo sprecato tante energie e quindi non mi aspettavo una condizione fisica che i ragazzi hanno messo sul campo. Sapevamo che non era facile assolutamente, è una squadra che palleggia bene, gioca bene, però devo dire che oggi abbiamo fatto una partita veramente molto attenta, soprattutto sotto il profilo della fase difensiva, una squadra concentratissima. Siamo stati bravi e concreti, soprattutto all'inizio, a fare gol e questo sicuramente ci ha avvantaggiato. Se riusciamo ad avere un attimino di pazienza, a recuperare tutti gli infortunati, a migliorare la condizione fisica, perché la condizione fisica purtroppo non è ancora ottimale, è precaria per motivi che sapete bene voi già, e io sono convinto che questa squadra potrà fare molto bene. Domenica si torna a Valle Anzuca, arriva l'Aquila, è una buona notizia o una cattiva notizia per il Francavilla tornare in casa, a giocare in casa? Ma assolutamente è una buonissima notizia, perché mercoledì abbiamo fatto una grandissima partita contro la Vastese battendola per 4-1, quindi non dobbiamo avere questa alibi del campo, assolutamente. Come ho sempre detto, l'ho detto pure la settimana scorsa prima dell'incontro con la Vastese, il nostro campo deve essere il nostro fortino, questo non ho mai avuto dubbi. Poi abbiamo un pubblico, i nostri tifosi che ci seguono dentro e fuori casa, ma soprattutto dentro casa sono l'uomo in più per noi, quindi dobbiamo assolutamente far diventare la partita in casa deve diventare la nostra forza, assolutamente.